Buongiorno mondo, buongiorno, sono tutta gonfia, sembro una cinesina stamattina. Allora, buongiorno, sono le 7:30, ho già fatto colazione stamattina. C'è anche la mimma. Situazione attuale, da ieri è venuta qua perché ieri mattina è iniziato a nevicare, per cui gli ho detto, dico, guarda Danny, vieni subito se devi venire qua, perché se no è un casino. Siccome c'è il vaccino stamattina, allora, eccola. Eccola vicina, tutta avvolta nella coperta. E allora gli ho detto di venire qua praticamente perché se no sarebbe stato dopo un problema. Infatti ha iniziato a nevicare, c'è la neve dappertutto, ragazze. Va bene, per ora vi lascio perché c'ho da sistemare lei e poi dopo ci Eccoci qua, risentiamo. ragazzi. Allora, sono venuta qua su a fare la camera perché intanto che dorme la Emily, facciamo così. Mamma, il vento stamattina, un vento ghiaccio. Ha gelato tutta la neve. Meno male che là l'ha messo il ghiaccio ieri, il sale ieri sera, perché almeno ha sciolto un pochino di neve. Io intanto rifo il letto e via. Ora qua è tutto sistemato, letto fatto, ora vado a fa camerina. Mamma mia, si è tutto riaggrigito il cielo, tutto diventato grigio nuovamente. Vedrai quanto tra poco quanto sta a nevicare. Vedete come cambia il panorama quando nevica? È tutta un'altra cosa. E ha nevicato fino a un pezzo là, vedete? Anche là. Proprio. E ancora diciamo che non è che ha fatto proprio tanta tanta neve, però il cielo quando è diviso così vuol dire che cioè la rifà la neve. Allora io ora sistemo quei minuti, bisogna che vai giù perché qui la tata deve aprire e poi prendi freddo. Allora sistemo qua in cameretta e poi vado giù a sistemare la Emily. Perché ora si è addormentata, piccinina. Mamma mia, sembro una cinesina io stamattina con questi occhi tutti gonfi. Mi sono messa qui a fumare, intanto così tengo aperto e va via il puzzo del fumo. Sono un po' stanchina, anche se ho dormito bella soda stanotte. Anche la Emily, da ieri sera alle 11 è arrivata stamattina alle 6, piccina, quindi voglio dire, ha dormito bene. Oi, oi. Allora, mi sono data una sistemata alla faccia. Oddio, questi occhi ancora sono così, ragazze, però sono molto rossi, ma non ci posso fare nulla. Ora mi do una sistemata ai capelli, stasera se faccio in tempo gli do anche una lavata, però voglio stare con la mia pisellina, non mi importa se sono i capelli sono in disordine, tanto l'ho lavato ieri l'altro, però io dopo 2 giorni, non lo so, forse perché li tengo sempre legati in casa, o forse per questo vento che c'è, come si dice, si intrigano, si cosano tutti. C'è parecchio vento, capito, fuori. Ieri sera sono dovuta riuscire. Ora stamani devo andare alla posta nuovamente, che c'ho da fare un po' di giri. Allora, che nervi. C'ho da andare a fare un sacco di giri. Poi ci abbiamo da andare all'ospedale a fare il vaccino alla Emily, quindi cioè, è normale che anche in inverno ho capelli. Però sa che faccio? Metto un pochino d'olio in fondo sulle punte così come si dice, si rosano, si leva quel seccore sulle punte perché in fondo è normale che ci sia un pochino di secco. Allora, metto questo olietto, proprio una gocciolina, vedete? Proprio appena appena, proprio sulle punte la metto, eh? Così, qui che c'è un nodino, c'è, vedi?
Non l'avevo. Ecco. E poi la notte bisognerebbe averci pure legali un pochino, ma io non li leggo mai, quindi. Proprio sulle punte, così almeno anche il freddo non gli fa male, perché i capelli sentono freddo ugualmente come il resto del corpo e vanno idratati un attimino sulle punte, sulle lunghezze, ecco. Accidenti, questi occhi mi fanno patire. Avete ragione, però io sono già andata dall'oculista. Allora, praticamente i miei occhi. Ho il sacco lacrimale piccolino, quindi quando c'è parecchio vento gli occhi si riempiono di lacrime, insomma quando c'è qualcosa, anche un po' di polvere, okay, gli occhi si riempiono di lacrime e non fanno in tempo a prosciugarsi, capite? Quindi di conseguenza buttano fuori, ecco perché c'ho questo problema, oltre ad avere la pressione oculare alta. Comunque, ecco, per la pressione oculare alta il mio oculista mi ha dato questo collirio qua, che lo devo mettere alle 7 la mattina e alle 7 la sera, va messo sempre al solito orario. E questo dovrebbe secca un pochino lo sguardo, insomma un pochino gli occhi, però a me non mi fa nulla, ecco, mi abbassa solamente la pressione. Allora, ora vado giù a vedere se si è svegliata Emily e la lavo, gli facciamo il bagnetto perché stamane ha il vaccino, vizzinina, c'è una tristezza, mi va a venire, speriamo non gli faccia tanto male, poverina. Perché a volte trovi degli infermieri che sono bravi e non ti fanno sentire il dolore, altri invece che sono, mamma mia, fanno un male becco proprio. Mi sono dimenticata una cosa. Allora, volevo fare una sorpresa a una signora che mi segue. Questa signora si chiama Filomena e gli volevo mandare un bacione grande, anche se la vita è dura. Dai, dai, Filomena, vedrai che tutto si risolve. È una ruota, la ruota gira e non può girare sempre nel senso sbagliato. A volte gira anche nel senso giusto, quindi coraggio, forza, dai. Te lo dico io che anch'io non sono messa tanto bene, però bisogna lottare, bisogna andare avanti e sempre col sorriso, perché se sorridi la mattina ogni cosa è più bellina. Ciao, bella. Mio barattolino di miele, e ricada te giù dentro, come sta? Aspetta, ci leviamo tutti i capelli, la nonna, ci leviamo tutti i capelli, e ricordo pisamino tutta cada, il mio barattolino di miele, aspetta, nonna si tira indietro i capelli, nonna, tutti i capelli così, gu, un mio piccolino. Dov'è Leo? Dov'è Leo, Emily? Oh, no. No, briciola, giù. Il mio barattolino di miele c'ha la nonna. Allora, ragazze, la Emily tutta il bagnetto fatto, tutta sistemata, ora fa colazione. Eccola qui, quella mamma che fa colazioni, vero? Perché mi era preso un pianto, una fame, perché la Dani è dovuta andare a spostare la macchina, perché ha ripreso a nevicare, ragazzi, ora ve lo fa vedere, anche se nevica pochino, intanto ci fumiamo una sigaretta insieme, si va di là, anche se nevica pochino, perché non l'ho messa le sigarette, ah, eccole, non è che nevica tanto, però ha ripreso un pochino a nevicare, per cui è dovuta andare a spostare la macchina. Ora scusate. Siete al buio, oh mamma, eccoci. Siete al buio un attimo. Ops. Non è che nevica tanto, però vedete il cielo com'è diviso. Quando è diviso così il cielo in due, vuol dire che è a neve e tira un vento becco. E vedete, un pochino di neve, non so se si riesce a vedere. Qualche fiocchetto che passa, ecco, lo vedete? Ecco,
non è che sia proprio. Troppo vicino sono, Madonna. Non è che sia proprio a bufera, però insomma c'è, ecco, quindi dicevo, non è che ci sia proprio tanta tanta neve in terra, si cammina bene, però è dovuta andare a spostare un attimino la macchina, così almeno si cioè, gli ho detto, dico, è inutile sta a prendere la carrozzina, tanto in su con la carrozzina, prima si poteva andare a piedi, andare su con la carrozzina e via, però ora è inutile andare su con la carrozzina, c'hanno il suo sacco, si infila dentro il sacco, avvolta nella coperta, viene qui sotto con la macchina calda, arriva qui all'ospedale, non ci vuole nulla per fare il vaccino, io la vedo così, è inutile sta a portarla su in carrozzina con questo vento, gli passa il vento da tutte le parti. Non è il caso proprio. Se invece si avvolge nel suo coso, macchina, un attimo, vum, si arriva lì, Lauro ci scende, Lauro va a posteggiare e noi siamo lì a fare il vaccino, ecco. Almeno c'è la macchina calda, la figliola non prende freddo la bimba, perché a volte nelle coperte, nel suo sacco in fan. Io penso sia meglio far così, ecco. Quella sera d'estate si poteva uscire fuori anche se piove, uno con l'ombrello, poi c'hanno su sacchettini quelli per la carrozzina, uno va, ma con questo freddo, con questo vento non è proprio il caso. E meno male lei è venuta ieri, perché ragazze, vi immaginate se doveva venire oggi con questo tempo che era? Vabbè. Meno male che su di voi sta da ascolto, perché i ragazzi oggi sono così. Magari non vogliono fare le sue esperienze ed è giusto che sia così, che le facciano le sue esperienze, è giusto che sbagliano le loro cose e noi genitori nemmeno da dire te l'avevo detto, non si dice così perché. Per come la vedo io da genitore, è giusto che sbaglino. Poi uno può dare dei consigli, quello sì, di dire guarda, secondo me con l'esperienza che ho io non fare questo perché ti puoi trovare male in futuro. Però se uno lo vuole fare, è giusto che lo faccia perché è un'esperienza che serve a crescerti e a diventare adulto, ecco. E è giusto che uno faccia le cose. Giuste o sbagliate che siano, capito? Te genitore glielo puoi dire, guarda che secondo la mia opinione, se poi te la chiedono, perché se non te la chiedono e fanno di testa sua è tutto un altro par di palle, ecco quello che dico io. Però da genitore te gli dici, cioè se ti chiedono consiglio, io la vedo così, poi sta a te figlio. Ora io nemmeno mi so spiegare perché lo sapete, non sono tanto brava con le parole. Però è giusto che il figlio faccia le sue esperienze, giuste o sbagliate che siano. Vabbè, meno male ha dato retta di dire no, no, andiamo in macchina, non andiamo con la carrozzina perché sennò può prendere freddo, la mimma ha appena fatto il vaccino. Già stamattina mentre l'ho fatto il bagnetto, ma ero da sola, mi ha fatto diventare matta vicinina perché iniziava a piangere, c'aveva fame. E guarda qui Emily, e guarda questa, la paperina e quello, sì, non voleva mazze, lei voleva mangiare vicinina. E ora speriamo che con questo vaccino non sia troppo nervosa, non gli salga un po' di febbre, perché non tutti i bambini, i neonati reagiscono allo stesso modo. Ci sono neonati, ecco, che sono parecchio nervosi, e neonati al cui non dà fastidio, ecco. Ecco sì. Allora. Oh, che freddino, ragazze, mi fa. Allora, Hicca oggi non viene a casa per pranzo, ha detto, dice, voi fate il vostro comodo, vedi, quando le mie ragazze sono, sono orgogliosa io delle mie ragazze, perché l'ho cresciute bene per alcune cose, nel senso che io glielo dico anche che sono orgogliosa di loro, perché ha capito, va bene che ha 30 anni, però non tutti capiscono. Alcune persone sono molto egoiste in questo caso.
ha capito che dice: "Guarda, mamma, non ti preoccupare per il pranzo. Andate su con Babbo e la Dani e fate il vaccino. Così Babbo guida la macchina, te stai con Dani per dargli anche un conforto perché è piccolina, anche se mamma ha 23 anni. Io ci sono già passata, capito? Perché l'ho vaccinata tutte e due le mie bimbe. Quindi voglio dire, ci sono già passata. Però anche per dare un supporto morale. Poi io non entro in merito. Cioè, deve fare le sue cose, deve. Però un supporto morale ci vuole perché anche lei è agitata. Dire, mamma mia, gli fanno. Che poi gliele fanno nelle coscine. Io non lo sapevo. Quando ho vaccinato la Hick e la Dani, prima c'era. Non so se nel culetto glielo facevano. E poi c'erano le goccioline in bocca. Infatti dovevano essere digiune. Invece ora gli fanno in una coscina e in un'altra. Che le coscine grasse, Lina, amore. E ce la cicciottine. E quindi voglio dire, non, cioè, ha capito Hicca di dire: "Mamma, voi non vi preoccupate, io mangio al lavoro, tanto con questo tempo non vengo nemmeno a casa. Si è presa una pizzettina, devo magari prenditi un caffè latte, un cappuccino, così almeno qualcosa di caldo c'hai nello stomaco, anche se lì al lavoro, voglio dire, c'hanno termosifone, non è che hai freddo." E nulla, e almeno mangia lì, ecco, noi si fa il nostro comodo perché lei c'ha l'orario continuo, cioè c'ha l'orario contato, viene a casa a mezzogiorno e mezza, all'una deve riuscire, quindi deve essere tutto pronto, caffè fatto, primo, secondo, insomma dipende quello che faccio a pranzo e poi riparte, ecco, riva al lavoro. E invece così io non so perché ce l'ha a mezzogiorno e 10, quindi non so se c'è da aspettare, se. E allora dice: "Guarda, mamma, facciamo così, io mangio al lavoro, voi fate il vostro comodo e poi dopo ci si vede stasera, insomma, gli si telefona per sapere com'è andata, perché anche lei poi agitata, dice: "Mamma, fammi sapere, mi raccomando, la Emily, poverina, tutta addosso alla Emily siamo." Bellina. Vabbè, ma e la Dani mi fa tenerezza perché fa: "Mamma", dice, "ma chissà quanto piange." Amore, è un buchino, si sente bucare. Lei dice: "Ma che è che mi buca?" Si rende conto, cioè noi grandi si va lì, si sa, mi buco perché mi devo fare un vaccino, mi devo fare le analisi, mi devo fare una puntura. Però un bambino, un neonato non si rende conto, si sente bucare, poverina, che le cicciottine, che le coscine cicciottine. Vabbè. Ma sentite che vento c'è fuori, proprio di quello micidiale, eh? Vabbè. Ragazze, ci sentiamo tra un po'. Io ora ho finito di fumare e vado là. Allora, ragazze, siamo in macchina, stiamo andando a fare il vaccino alla Emily. Eccoci la Dani e la Dadina è lì e via. E fammo piano piano perché c'è tanta neve fuori, ragazze. Mamma mia, però meno male qui nel paese sono venuti a passare nella strada tutto il sale, ieri sera è passato il camion e quindi si va bene, insomma. Ciao amore! Allora, Allora, l'amore di no. vaccino fatto, vicina, la mia pagliottina. Poverina, era lì tutta distesa che rideva, chiacchierava. A un certo punto si è sentita bucare oggi, poverina. Aspetta, te la Un prendo, eh. sacchettino di miele. Allora, vaccino fatto, piccina quelle cuscine cicciottine a bianco, ora passo rottina. Mamma, che tenerezza, e fanno pipì quando piangono, fa tutte le lacrimine, paratela, con quegli occhioni, mannaggia, e vabbè. Però sono cose che ci vogliono anche queste, ragazze. E quindi nulla, è toccato farlo, ecco, per il suo bene, insomma, ecco. Il tempo è un pochino meglio, sembra che sia uscito un po' di sole, vedete? Un po' di sole sembra che sia uscito, però c'è parecchio vento, cioè la temperatura è a meno 6, quindi voglio dire è freddino Ragazze, siamo forte, eh. giunte al termine. Non è che ho girato tanto oggi, però dopo il vaccino, Emily piccinina, volevo stare un pochino con lei perché era un pochino piangeva e quindi volevo stare un pochino con lei. Ci sentiamo un altro giorno. Vi mando un bacione grosso. Ciao belle, alla prossima.